Nell'ambito del sapere pedagogico, oltre alla ricerca teorica, alla ricerca comparata, alla ricerca etnografica, assume centralità, e valore, appunto pedagogico anche la ricerca storica, che, appunto in ambito pedagogico viene definito come il settore di investigazione che studia le trasformazioni e le evoluzioni nel corso del tempo del sapere pedagogico, appunto, e dei luoghi ad esso, diciamo, destinati. La ricerca storica si configura, sia come, studio delle idee e degli autori che hanno elaborato queste idee, sia come studio e approfondimento delle istituzioni scolastiche ed extrascolastiche, formali, informali e non formali, nonché delle metodologie in esse, diciamo, utilizzate. In alcuni casi la ricerca storica assume anche una veste e una dimensione comparata e diventa quindi ricerca storico-comparata quando non si limita a descrivere le trasformazioni e le evoluzioni di diciamo idee o di istituzioni nel corso del tempo, ma quando va a confrontare autori e o istituzioni appartenenti allo stesso periodo storico, ma a contesti socioculturali, economici, politici differenti. Di fondamentale importanza nell'ambito della ricerca storica, è l'uso delle fonti cosiddette storiografiche. Oltre alle fonti storiografiche tradizionali, che sono essenzialmente fonti, diciamo, di natura archivistica, sempre più frequentemente gli storici della pedagogia fanno uso di fonti nuove. Tra queste fonti nuove, diciamo che rientrano ad esempio gli arredi e i materiali, per esempio scolastici, in alcuni casi oggi ancora presenti all'interno di alcune istituzioni scolastiche. Pensiamo ad esempio ai materiali Montessori che nel caso specifico, oppure agli arredi, ai banchi, alle sedie a misura di bambino, che ad esempio nel caso specifico ci aiutano in qualità di fonti a ricostruire alcuni percorsi e a ricostruire nel caso specifico dell'infanzia il percorso che ha portato poi alla valorizzazione, diciamo, dell'infanzia, quindi del bambino e della bambina come età diciamo distinta dall'età adulta alla quale per un lunghissimo periodo di tempo l'infanzia è stata equiparata ed è stata ricondotta in qualche modo. Oltre appunto agli arredi e ai materiali, tra le nuove fonti storiografiche si fa spesso uso delle immagini, quindi le cosiddette fonti iconografiche, o ancora degli epistolari e ad esempio dei diari. Nel caso specifico del diario, la ricerca storica ha diciamo, potuto approfondire un bellissimo filone di studi che è il filone degli studi femminili, il filone degli studi di genere, degli studi delle donne. Perché? Perché chiaramente storicamente è stato proprio, diciamo, sono state le donne le principali scrittrici di diari che, essendo scritture private, hanno messo in luce, hanno consentito di mettere in luce aspetti poco noti alla storia ufficiale, che nel caso specifico poi del filone di studi al quale stiamo facendo riferimento, sono aspetti legati alla loro condizione di inferiorità e alla loro condizione di emarginazione, proprio perché, lo sappiamo, le donne per un lungo periodo di tempo sono state considerate, diciamo, un soggetto, inferiore. Un genere inferiore al genere maschile al quale appunto il genere femminile è stato assoggettato. Il filone degli studi, delle donne cammina di pari passo nell'ambito della ricerca storica col filone di studi legato invece all'infanzia. Diciamo che la scoperta dell'infanzia come nuovo soggetto educativo ha poi dato spazio e dato diciamo, adito all'approfondimento anche del filone delle donne che,
anche in questo caso è diventato un nuovo oggetto di studio della storia della pedagogia, insieme a, diciamo, i soggetti scoperti un po' più recentemente, che sono gli anziani, insieme a tutto, diciamo, il filone della valorizzazione della memoria anziana, e poi i soggetti diversamente abili, che hanno consentito alla ricerca storica di, diciamo, recuperare e di studiare l'evoluzione dei materiali utilizzati in ambito scolastico ed extrascolastico per favorire appunto l'integrazione sociale, l'integrazione, scusate, scolastica e sociale del soggetto diversamente abile.